da Zona, un saluto da Tommaso Turci e benvenuti al Via del Mare di Lecce. 20.000 tifosi, basterebbe questo per identificare una partita tra due società storiche del nostro calcio che vogliono tornare nel minor tempo possibile in Serie A, ma c'è tanto altro. C'è il campo con diversi giocatori che questa categoria la vogliono vivere solo di passaggio. Questa è Lecce-Parma, la 12ª giornata del campionato di Serie B, un clima bollente, come dicevamo, più o meno 20.000 tifosi, una grande promozione per questa partita in settimana da parte della società. E allora tutti quanti per questa domenica pomeriggio a divertirsi. Ci sono più o meno, lo vedete, 26 gradi, si sta benissimo, clima ancora estivo nel Salento. Lecce, i suoi tifosi rispondono così, tutti quanti in curva a tifare, ma dall'altra parte ci sono anche diversi tifosi del Parma che stanno seguendo la squadra, perché il Parma viene da due vittorie consecutive, si sta riprendendo, si è calato bene nella categoria. Maresca ha trovato la quadra con la nuova formazione, il nuovo sistema di gioco con la difesa 3. Ci siamo quasi, un clima rovente, primo pallone lo giocherà il Lecce. E allora fischia Gersini, prendete posto, buona visione, è cominciata Lecce Parma. Gendré, giocata in verticale da Coda, riesce a passare poi Maier, il pallone diventa buono per Gargiulo che prova a calciare, palla alta, il primo squillo anche del Lecce all'ottavo minuto con Mario Gargiulo. Si è spostato il pallone sul sinistro, non ha trovato l'impatto giusto. Lo vediamo, Coda, pallone sporcato, Maier per Gargiulo, buono il primo controllo e poi con il mancino. Ottima uscita palla qui del Lecce sulla pressione del Parma. Gargiulo, Di Mariano, Hjulman in verticale, di prima Coda a cercare Gargiulo, lato corto dell'area di rigore, pallone in mezzo per il colpo di testa, il gol del vantaggio di Massimo Coda, passa a Lecce al 16esimo, 1-0 con il suo bomber, sesto gol in campionato, il miglior marcatore dell'anno solare della Serie B, 18 gol sull'assist di Gargiulo, non sbaglio, 1-0. Rivediamo tutto, la giocata di Coda di prima intenzione per Gargiulo che si inserisce sempre molto bene, cross sul secondo palo, di testa a colpire sul primo palo questa volta Massimo Coda, la tocca Buffon ma non riesce a evitare il gol del vantaggio, la stava togliendo dai pali Gigi Buffon, stava per fare una grande parata ma è stato bravo Coda a farsi trovare lì sul secondo palo a portare in vantaggio a Lecce quando siamo al 15esimo. Koulibaly, si fa vedere Juric che entra in area di rigore, eccolo Juric, palla sul destro, Juric, pallone arretrato per Benedicak, la lascia lì da Somme con deviazione, vicino al pareggio il Parma con il numero 19 che ha calciato di prima intenzione, ha trovato la deviazione, calcio d'angolo provvidenziale qui Dermaku, un brivido per i tifosi presenti al Via del Mare, più dei tifosi presenti al Via del Mare, perché ovviamente ci sono anche quelli arrivati da Parma. Del Prato, nel cuore dell'area di rigore, Dermaku la mette fuori, Vasquez, controllo, e poi destro! Palla fuori. Per evitare che si vada a concludere in porta, che dà una discreta distanza, questo è uno schema, Strefezza! Sterzata, forse c'è un tocco di mano, protestano tutti, Del Prato dice di no, l'ha messa comunque in calcio d'angolo, ma va a rivedere Gersini, va a rivedere anche questa situazione. Sterzata di Strefezza, braccio largo qui di Del Prato e cambia idea, calcio di rigore per il Lecce. Fischia Gersini, parte Coda, intuisce Buffon ma non arriva, doppietta di Massimo Coda, 2-0 per il Lecce, sono 7 in campionato.
una grandissima mezz'ora della squadra di Marco Baroni. Quei 20.000 del Via del Mare che possono cantare, possono gioire per quanto visto fino a questo momento. Rigore impeccabile di Massimo Coda con Buffon che aveva indovinato l'angolo. Gradisce il Via del Mare, Coda supera la metà campo, sull'attacco di Juric, va da Di Mariano, uno contro uno da quella parte con Osorio, ancora Di Mariano che non ha praticamente mai sprintato in questo primo tempo, da Coda che carica il destro e poi va Buffon, non è finita, Strefezza calcia anche lui contro Danilo, Strefezza si gira, Strefezza 3-0 del Lecce con Gabriel Strefezza, un golazo del brasiliano al 37esimo. Decimo gol in Serie B su 64 partite giocate per Gabriel Strefezza. E partita che si sta indirizzando in maniera importante con un Lecce davvero straripante nei primi 37 minuti. Con il centrocampo che praticamente non c'è. Coda calcia in porta, poi Strefezza ha una possibilità, calcia contro Danilo, si gira e poi sotto l'incrocio dei pali. Un gol bellissimo di Gabriel Strefezza che si dimostra sicuramente il punto di forza dell'attacco insieme a Massimo Coda di questa squadra. Di Mariano, uno contro uno, scappa via, è veloce Di Mariano, lato corto, occhiata in mezzo, palla per Coda che schiaccia Buffon. Cobout. Vasquez riesce a lanciarsi da sola dopo il suo tocco di testa, palla sul sinistro, ancora Vasquez, si va sulla destra da Del Prato che cross, anzi calcia, la palla finisce fuori, occasione per il Parma con Del Prato è andato con questo tiro cross. Eccolo il cross in mezzo, esce ancora una volta Gabriele in sicurezza e poi riparte in contropiede Lecce. È scopertissimo il Parma, può correre Coda, 4 contro 3, Coda fa tutto da solo, tutto il campo, Coda poi sterzata, Coda! Coda, Coda, Coda e sono 3 per lui, 4-0 per il Lecce, incredibile al Via del Mare. Non si ferma mai la squadra di Baroni. Un primo tempo straordinario, direi perfetto del Lecce. Qui Gabriel serve Coda che si fa 80 metri, arriva fino in fondo, pensa di calciare con il destro, poi va sul sinistro, fa anche un tunnel involontariamente a Danilo, calcia con il sinistro, incrocia il mancino Buffon, la guarda finire in porta, tripletta di Massimo Coda. Finisce il primo tempo, 4-0 per il Lecce contro il Parma al Via del Mare, tripletta di Coda e gol di Strefezza. Si va negli spogliatoi nel secondo tempo, cerca l'impresa la squadra di Maresca. È pronto Gersini a fischiare all'inizio del secondo tempo sul 4-0 per il Lecce, una partita che sembra indirizzata, sembra chiusa, ma chissà. Ancora nel cuore dell'area di rigore, la palla passa, resta lì. Tentato una deviazione Juric, forse con il petto. Fatto sta che con un po' più di decisione forse si riusciva a indirizzare verso la porta. Ha toccato anche Dermacu. Distanze rispettate per chiudere e poi ripartire, come in questo caso Di Mariano, uno contro uno con Osorio, ancora Di Mariano, va sulla sinistra, scappa via, cross in mezzo, colpo di testa di Coda sul primo palo, questa volta Buffon interviene.
Coda. Controllo e apertura per Strefezza. Uno contro uno con Combaut. Eccolo Strefezza, dalla parte opposta, dove c'è Coda, che controlla, si sposta il pallone sul destro, poi calcia, Buffon ancora sul primo palo, a chiudere la porta. Dulmand, corre Coda, messo male ancora il Parma, quando c'è da scappare indietro, si va troppo piano. Di Mariano, grande sovrapposizione di Barreca, cross in mezzo sul primo palo! C'era arrivato ancora una volta lui, ancora una volta Massimo Coda. Qui intanto la scivolata in spaccata di Danilo insieme a Coda. Fra pochissimo pronto Pablo Rodriguez con l'uscita dal campo tra gli applausi meritatissimi di Gabriel Strefezza. Ed entra anche Bjorkengren al posto di Maier. Entra anche Olivieri al posto di Massimo Coda, anche perché oggi è stato uno spettacolo, è stato veramente divertente. Attenzione adesso perché c'è la possibilità ancora una volta per il Lecce di andare sul 5-0. Buffon ci ha messo il petto su Olivieri. Qui Gendré va in verticale, Olivieri di punta, quasi da futsal. La posizione di Inglese era ben oltre la linea difensiva. Mihaila converge centralmente, guarda la porta, poi calcia, non la tocca Gabriel, pallone che si spegne fuori. Castri Dermacu, che si dimostra un giocatore da Serie A quando sta bene, per lasciare spazio a Meccariello. Morte Hjulmand che fa giocare questi ultimi minuti anche Blin. Eccolo il cross di Mariano in mezzo, Danilo mette fuori, Rodriguez svirgola, poi palla messa fuori male, allora Lucioni calcia. Poi gli parte anche un crampo, la palla finisce fuori, c'è deviazione, calcio d'angolo. Pallone a cercare Inglese, non si passa, Meccariello, Gabriel, lungo, non c'è recupero, finisce 4-0 per il Lecce contro il Parma, decide la tripletta di Massimo Coda con il gol di Gabriel Strefezza. Una grande partita della squadra di Marco Baroni, che l'ha chiusa di fatto nel primo tempo. Non c'è mai stata gara, ma soprattutto ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da questo Parma, dopo le prestazioni anche abbastanza convincenti, almeno dal punto di vista della solidità difensiva, contro il Vicenza e contro il Cittadella. Questa volta però ha preso 4 gol tutti nel primo tempo con un grandissimo, grandissimo Massimo Coda, che è il miglior marcatore dell'anno solare 2021 della Serie B con 20 gol. Sono numeri davvero sorprendenti, quest'anno è già a quota 8 con i due in coppa, fanno 10, quindi tantissima roba